Bonjour à tout le monde. Che francese oggi. Belli siete ragazzi. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti e buon mercoledì a tutti. Oggi siamo a metà strada, oggi siamo a metà del nostro cammino, nel mezzo del cammin di nostra vita. Sabato mega derby, perciò oggi mercoledì siamo a metà. Poi domani entriamo poi nel clima vero e proprio, perché è giovedì, poi ci sono poi è l'antivigilia. Domani. Oggi c'è da fare un po' di chiacchiericcio. Ci sono due o tre notizielle di cui parlare, perciò ragazzi, buongiorno a tutti. Bentornati qua sul canale dal vostro amico Nech, nella casa del pane e balloon. La vera, questa qua, ragazzi, diffidate, perché questa è la vera casa del pane e balloon. C'è da parlare di due o tre cosine, insomma, è rientrato che sia alla fine, alla buon'ora, diciamo, no? È rientrato qua in... oggi si è allenato col gruppo, perciò c'è da... per me che sì, poi sulla polemica ci sguazza un pochettino e poi magari è capace che sabato potrà essere il... che ne so, l'uomo partita, nel bene o nel male, speriamo nel bene, perché sai... Poi è così, tutti quanti pensano quel... invece poi dopo che si... prac... Che ne sa, vediamo appunto, poi vediamo un po' come potrà anche giocare appunto che sì, dove sabato. C'è da dire anche due cosettine, ha parlato l'arbitro Serra, insomma si è tornato ancora poi sulle scuse, sul fatto che gli arbitri possano parlare, guarda, diciamo due cosine. E c'è ancora qualcosina di cui parlare di mercato che devo essere sincero, non... basta, ho detto ieri, meno male che è finito, ed è finito, invece qua non è proprio finito perché... un paio di cosettine c'è ancora da dire, lo facciamo insieme ragazzi in maniera veloce. Fatemi ricordare una cosa, iscrivetevi al canale che è importantissimo se non l'avete ancora fatto, e attivate la campanella per rimanere aggiornati su tutti i miei nuovi contenuti. Ragazzi, attivate la campanella, è importantissima, perché quella vi manda la notifica ogni qualvolta io pubblico un video, un qualcosa da pubblicizzare, cioè qualsiasi cosa. Perciò ragazzi, non è fastidiosa, non c'è, cioè, ti ha un pallino lì rosso che si accende nel telefono, lo vedi, tacci, clicchi sopra e vedi cosa è successo. Perciò sei sempre bello informato poi sul video. Mi raccomando ragazzi, mettete un sacco di like, quelli sono importantissimi perché aiutano il canale a crescere, a far sì che il video venga proposto nella home di YouTube. Insomma, mettete il like, fatelo subito, così non ve ne dimenticate. Poi eventualmente, come dico sempre, alla fine del video, se non dovesse esservi piaciuto, potete sempre elevarlo. Però mettetelo like e ragazzi, condividete il video. Insomma, vi ricordo ragazzi, questo lo devo fare, vi ricordo che domani, giovedì 17:30, 18:30, siamo in live con Nike qua nella casa del pane balloon. Live lo farò tutti i giovedì, ho iniziato giovedì scorso, perciò ogni giovedì 17:30, 18:30, per chi volesse partecipare, fare due chiacchiere da bar con Nike, prenda appunti e ci vediamo domani alle 17:30. Bene, detto questo, partiamo ragazzi. E bene, allora diciamo subito queste due cosettine di mercato, insomma, Aubameyang ha rescisso con l'Arsenal e praticamente è passato al Barcellona. Il Barcellona lo prende a gratis, sostanzialmente gli fa un contratto fino al 2025 con una clausola da 100 milioni, insomma. Allora, devo essere sincero, non è vecchio poi Aubameyang, perché ha 32 anni, secondo me a 32 anni sei nel pieno della maturità, della forza anche fisica, insomma, hai ancora forza fisica e sei nel pieno della maturità, puoi dare veramente tanto. È che secondo me Aubameyang è un po' uscito dai radar dell'attaccante forte, non è mai più stato quello che era quando era al Borussia Dortmund, se non sbaglio. Insomma, ha girovagato un pochettino, devo essere sincero, non ha mai lasciato un'impronta vera e propria. Secondo me è un profilo che al Barcellona, devo essere sincero, con i problemi che ha al Barcellona, inguagliarsi con un'altra zavorra, dargli tanti soldi, perché secondo me così andrà a finire. Il Barcellona deve avere le idee chiare, cercare di capire che deve cambiare strategia, perché se no così continua sempre a entrare in quel circolo, non esce più, secondo me, questo è il mio pensiero. Detto questo, è passato al Barcellona Aubameyang, ha rinnovato Bremer del Torino, ragazzi. No, scusate, ha prolungato di un altro anno, così a sto giro Cairo
si è premunito, si è coperto le chiappette e così almeno non lo prende in quel posto anche a sto giro con Bremer, perché visto che ci sono voci di Milan, Inter, all'estero, in Premier, di qua di là, cioè, l'ha allungato di un altro annetto, così chi vuole viene, tira fuori il grano e prende Bremer, e giustamente ognuno fa i propri conti a casa propria ed è giusto che sia così. Perciò queste sono le due notizie, diciamo, di mercato, tra virgolette, che volevo dire. Diciamo due cosettine sull'arbitro. Sull'arbitro Serra, che si può dire? Lui ha detto che ha parlato, ha detto che è contento di come si è comportato il Milan. È uscita un po' fuori la notizia che da adesso in poi si potrà pensare agli arbitri che possano dire la loro, parlare, giustificarsi, dire quello che è successo dopo partita, ma non è perché per merito dell'arbitro, perché insomma è vero che lui ci ha messo la faccia, ha capito subito di aver sbagliato, ha chiesto scusa, però è anche vero che dall'altra parte ha trovato dei giocatori e una società che hanno capito e non hanno fatto polemiche, perché poi è lì che tutto quanto, per far sì che gli arbitri parlino, bisogna non fare polemiche, accettare l'errore e le scuse. Se si fa questo, allora si può arrivare un domani a... Va bene ragazzi, vedremo, arriviamo a che sì, perché sennò poi dopo ci dilunghiamo troppo su chiacchiere. Ragazzi, che sia, è tornato in gruppo, si è allenato e sta bene, e devo essere sincero, secondo me che sia una pedina molto importante per la partita di sabato, perché col centrocampo dell'Inter, che loro giocano a 3 in difesa, 5 a centrocampo, insomma il Milan col suo centrocampo a 2 secondo me va un po' in difficoltà, nel senso che tu hai bisogno di uno al posto di Brahim Diaz che faccia un po' da schermo lì davanti, no? Uno che possa dare qualche colpo da trequartista, ma soprattutto può difendere, e che sì, lo può fare, perché ragazzi ad Empoli l'ha provata e ha fatto una gran partita. È vero che l'Empoli non è l'Inter, però comunque ha fatto una gran bella partita, che sì, ha le possibilità per poter fare la giocata da trequartista, certo non è un trequartista alla Platini, però lo può fare secondo me il colpo, soprattutto lui può tornare e dare una mano al centrocampo, perché quel centrocampo lì, e poi far da schermo, cioè è uno che messo lì lui poi è quello che gli puoi dare il compito di marcare a vista Brozovic, che è il fulcro del gioco dell'Inter, insomma gli puoi dare tanti compiti tattici che lui è capace di fare e ha la forza per poterlo fare. In questo momento Diaz, per questo io ho sempre detto che il Milan ha bisogno assolutissimamente di un trequartista più che da altre parti, perché Diaz in questo momento è un furetto che ogni tanto ti fa la giocata e ultimamente non la sta neanche facendo, perciò veramente giochi a volte quasi sempre in 10. A inizio campionato ti faceva la giocata e tutto nascondeva, però era inevitabile che non potesse, a prescindere dal Covid, continuare a giocare su quei livelli, perché poi ti prendono le misure gli avversari, non ti fanno muovere e lui tiene troppo la palla, non ha ancora quell'esperienza, il fisico non gli permette di essere insomma ce ne ha un po'. Io lo vedrei più in panchina a suo giro, devo essere sincero. Poi magari ne sul finale, se hai bisogno della giocata del furetto che magari ti fa la giocata tra le linee, che ne so, quando tutti sono stanchi, ci può stare. Adesso titolare lo vedo un po' difficile con questa Inter che è un'armata. Bisogna mettere un po' più di peso, un po' più di fisico, e che sì, lì, avendo recuperato, ragazzi, non c'è più adesso, a parte chi le ha recuperate tutte, adesso vedremo Tomori, anche lì dopo dirò la mia anche su Tomori, però ora ce li hai tutti quanti col centrocampo, Tonali, Benasser e avanti che sì, che fa da trequartista, che può dare una mano anche al centrocampo, secondo me il Milan se la gioca, e se la gioca la stragrande. Sulla sinistra c'hai Leao, sulla destra ai Salemaker, e eventualmente Messias che ti può fare la giocata, in avanti vedremo Ibrahimovic, oggi si è allenato a parte, vedrete comunque ai Giroud, e ragazzi se tu proponi gioco e metti le palle in mezzo, Giroud la mette dentro la palla, e poi comunque eventualmente ai Rebic, oggi non ti puoi più lamentare delle assenze, adesso a parte che sì non ti puoi più lamentare, e no che sì, a parte chi è ragazzi, scusate,
È vero che sei un po' corto in difesa perché non rientrando, se non dovesse rientrare Tomori, e io devo essere sincero, non lo rischierei per una partita e poi magari rischiare di perderlo tutto l'anno. Devo essere sincero, però se non dovesse riuscirci, tu hai soltanto Kalulu e Romagnoli e va bene. Romagnoli si prenderà Dzeko perché con le palle alte è l'unico, cioè è un po' più fisicato e può stare dietro al Dzeko. E Kalulu deve giocare su quei due che sono un po' più veloci, Lautaro o Sanchez, e cercare magari sempre l'anticipo. Però io secondo me lo sa far bene. E se la squadra a centrocampo aiuta bene la difesa, si può comportare bene. Io devo essere, sì, sono molto fiducioso nel derby, nonostante tutti ci diano per morti o per perso. Io sono molto fiducioso. Vedremo, vedremo ragazzi come andrà a finire, però. Il ritorno di Kessié, secondo me, è importantissimo in quella zona di campo. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, scrivetemelo nei commenti, mettete un bel like al video se vi è piaciuto, se l'avete messo prima lasciatelo, ragazzi, se invece non l'avete messo, mettetelo adesso. Vi auguro una buona giornata, un buon continuo lavoro, qualsiasi altra cosa stiate facendo e come dico sempre, ragazzi, ciao!